Confermare i docenti di sostegno per 3 anni sulla base delle preferenze delle famiglie degli alunni con disabilità è un precedente pericoloso. Averlo proposto sul sostegno, anche se forse non verrà mai realizzato, potrebbe essere un'anticamera per portarlo pure sulle materie curricolari. E questo rievoca la chiamata diretta della legge 107 del 2015, quindi sono norme fatte dalla destra, ma che purtroppo piacciono anche alla sinistra. E questo uno dei passaggi chiave dell'intervento svolto il 23 aprile al Teatro Italia di Roma dal segretario generale della UIL Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile. Nel corso dell'evento Scegliamo il futuro. Il sindacalista si è rivolto a chi decide le regole della scuola. Quando scrivete le norme azionate, il cervello, come fa un alunno tetraplegico a confrontarsi con il dirigente scolastico se non riesce a parlare? D'Aprile è tornato a criticare il contratto nazionale di lavoro 2019-21 firmato a metà gennaio. Dovrebbe tutelare la comunità educante, invece ci ritroviamo un contratto pieno di lacciuoli che complica la vita dei lavoratori. La nostra mancata firma è una forma di dissenso verso la politica che si sta portando avanti da anni nella scuola. Quindi sul precariato il sindacalista ha detto che i concorsi sono stati fallimentari e che i soldi del PNRR devono servire per stabilizzare il personale, non per sfruttarlo attraverso le supplenze. Quindi si è espresso sulle elezioni del CSP. Il mio sogno sarebbe vincerle sui programmi. Non dobbiamo mai arrenderci alla mediocrità. Di fronte alle rivendicazioni più impegnative bisogna usare mai adagiarsi sulla politica del minimo risultato. Ascoltiamo la parte conclusiva dell'intervento di Giuseppe D'Aprile. Le redazioni ricevono delle telefonate chiedendo che non sia dato spazio alla UIL Scuola Rua, chiedendosi per come la UIL Scuola Rua faccia ad avere le notizie di prima mano che, pur non essendo sedute ai tavoli ministeriali, il problema è diventata la UIL Scuola Rua. Il problema non è di dimostrare ai propri iscritti perché si fanno certe scelte. Il problema siamo noi. Per quanto ci riguarda, il problema non sono gli altri, non ne abbiamo avversari. Noi abbiamo il dovere, come dico sempre, di spiegare a tutte le persone che frequentano la scuola, l'università, la ricerca, il perché delle nostre scelte, indipendentemente da quello che fanno gli altri. Questo tritacarne lo lasciamo fare agli altri. Perché noi siamo un sindacato serio, un sindacato proiettato verso il futuro. Noi organizziamo scioperi e stato di agitazione sulle cose che non abbiamo firmato, non sulle cose che firmiamo. Questo è il nostro dato di fatto. Perché i nostri iscritti sono liberi di decidere e criticare le nostre scelte, delle quali eventualmente facciamo tesoro. Ecco la motivazione di questa manifestazione. Cari leoni da tastiera, palesatevi, parliamo pubblicamente, dove e quando volete, perché noi siamo quelli che in virtù della coerenza e del rispetto nei riguardi del personale della scuola e degli alunni continueremo con le nostre rivendicazioni, con grande determinazione. E noi siamo partiti proprio dalla non sottoscrizione del contratto, che rappresenta un punto di riferimento, dovrebbe rappresentare un punto di riferimento certo per influire sulle decisioni a tutela di tutta la comunità educante. Invece ci ritroviamo un contratto pieno di lacci e lacciuoli burocratici che complica la vita delle persone. Se vogliamo la firma del contratto, e lo diceva non so chi di voi, la firma del contratto è l'inizio. Scusate. La firma del contratto è a coronamento, forse secondo i calcoli sbagliati, no, è l'inizio, non è la fine, è l'inizio di una protesta, di una critica, di un ragionamento anche propositivo che ingloba tanti temi di cui avete parlato. Io non vorrei essere ripetitivo. Quindi non firmare il contratto ha rappresentato per noi anche una forma di dissenso verso la politica scolastica che si sta portando avanti in questi anni. Avete parlato di dimensionamento e noi, è inutile essere ripetitivo, abbiamo scritto e riscritto, gli abbiamo dimostrato, gli abbiamo fatto la genesi del dimensionamento. Avete parlato di personale ATA, lo diceva il collega di noi del SGA, uno stato giuridico che va a farsi friggere. Finalmente gli assistenti tecnici amministrativi, i collaboratori di SGA, dico finalmente, caro collega che non vedo di SGA, me lo devi permettere, finalmente stanno leggendo il contratto.
Se l'aveste letto prima, forse, chiaramente non mi riferisco a voi che siete stati sempre coerenti, però forse se l'avessimo studiato un po' prima, forse ci saremmo resi conto. E quindi qui facciamo anche un mea culpa, mea culpa tra noi sindacalisti, perché ormai il danno è fatto. Forse se ci fossimo resi conto prima di quello che stava succedendo, non avremmo portato a casa un contratto peggiorativo sul personale ATA. Spina dorsale delle scuole, lo definisco, ma non per piaggeria, lo faccio sempre, e voi lo sapete. Personale ATA preso in giro. Abbiamo assistito alla farsa dei 6.000 collaboratori scolastici il cui contratto scadeva il 15 aprile. Ma a chi vogliono raccontare cazzate? La data del 15 aprile si conosce da 4 mesi. Hanno avuto 4 mesi per rinnovare questo provvedimento legislativo. Ci siamo ridotti al 15 aprile e questo forse a maggio. E i giorni da aprile a maggio gli saranno tolti ma chi vogliono perdere in giro? Non c'erano i soldi, quindi da 21 milioni siamo scesi a 14 milioni. Basta questa campagna elettorale, basta alzarsi la mattina e dire cazzate, basta, non ne possiamo più, perché state ledendo, state offendendo le teste pensanti della scuola, Come si può pretendere di stare zitti davanti a una dichiarazione in cui si dice che le famiglie e gli alunni con disabilità si scelgono l'insegnante e lo confermano per 3 anni sul proprio posto? Quando scrivete le norme, azionate il cervello, perché c'è scritto sentito l'alunno con disabilità. Caro ministro, un alunno tetraplegico, come ti dovrà dire che voglio quel docente meno che non riesce a parlare? C'è scritto anche questo sulla norma, che l'alunno si confronterà col dirigente scolastico. E guardate, forse lo diceva Giancarlo, averlo proposto sul sostegno, e forse non verrà mai realizzato, potrebbe essere un'anticamera di proporlo anche sulle materie curriculari. E questa cosa rievoca una legge che si chiama legge 107 del 2015, ve la ricordate la chiamata diretta? E allora dobbiamo avere il coraggio, e come sindacato noi l'avremo sempre, che queste norme sono norme apparentemente fatte dalla destra, ma che piacciono anche a gran parte della sinistra purtroppo. Una sinistra assente che avrei potuto invitare oggi, non ho invitato non perché non ho rapporti con la sinistra, perché avremmo sentito dire sempre le stesse cose e le solite lamentele senza mai un discorso costruttivo, produttivo e propositivo. E questo è il problema, perché manca un'opposizione ragionata purtroppo in questo paese, e noi abbiamo il dovere di fare un'opposizione critica, ragionata e propositiva, perché chi fa sindacato fa delle scelte, chi fa sindacato inconsapevolmente fa politica, tutti insieme facciamo delle scelte, e se siamo convinti di queste scelte le dobbiamo proporre in tutte le sedi, destra e sinistra. Avete parlato di precariato, oltre al sostegno, non mi dilungo sulla questione sostegno perché sapete come la penso, sui titoli esteri, sapete come la penso, ci siamo espressi più volte e sono contento che abbiamo sposato questa causa. Il precariato, lo diceva Branda, è raddoppiato, i concorsi sono fallimentari, abbiamo fatto 5 concorsi in 9 anni, abbiamo raddoppiato i precari da 100.000 a 234.000, se chiedo a mia figlia è giusto fare questa cosa, lei mi dice no papà, hai sbagliato, hai fatto i concorsi e hai raddoppiato i precariati. Allora che cosa ci ostiniamo a fare concorsi su concorsi? Per che cosa? Perché ce lo chiede l'Europa. L'Europa deve, come dire, dobbiamo avere la capacità di dire all'Europa che ogni Stato ha le sue peculiarità. L'Italia ha le sue peculiarità. Perché il dimensionamento applicato in Italia, tanto caro all'Europa, e Rossella me lo confermava con un'indagine, non è stato applicato con gli stessi parametri né in Spagna né in Olanda e in nessuna parte dei paesi europei. Allora dobbiamo avere il coraggio di dire approfittiamo di quello di che ci dice l'Europa perché ci fa comodo, perché vogliamo risparmiare 88 milioni di euro, prenderli e spostarli su altri capitoli di spesa, perché secondo noi il mondo della conoscenza in questo paese è inutile. Questo devono avere il coraggio di dirci senza fare le promesse.
Diversamente si prendono i soldi e si stabilizza il precariato. Un precariato, l'ho detto anche al congresso, prima sfruttato, prima bocciato, prima umiliato e poi viene sfruttato per fare le supplenze. Delle due l'una, quindi la gente comune deve sapere queste cose, perché sennò diversamente passo il messaggio che vogliono farci credere, non sono questi i messaggi, perché la scuola statale in questo paese funziona, è il fiore all'occhiello delle scuole europee, non mi stancherò mai di dirlo, e gli abbiamo dimostrato anche che i concorsi sono fallimentari. A questo aggiungo che ci sono graduatorie piene del concorso precedente che verranno scalzate dai concorsi, dai vincitori del concorso del PNRR, che è iniziato ma non si sa quando finirà, perché anche lì ci sono buchi che vanno, toppe che stanno mettendo. Perché non finisce il concorso? Perché stanno ritardando le commissioni? Perché le commissioni gli chiedono di lacci e lacciuoli burocratici con 900 euro, questo è quanto prende un commissario. E addirittura sono riusciti a inventarsi la differenziazione nella correzione dei testi. Chi corregge un testo, un tema della scuola superiore prende un euro, chi corregge un testo della scuola primaria a concorso percepisce 0,80 centesimi. Non è una mortificazione solo per chi corregge le prove, ma è una mortificazione per i docenti della scuola primaria piuttosto che del secondo grado. Dequalificare le persone in questo modo. E i concorsi non finiranno per metà luglio. Sapete che succede? C'è scritto che i commissari potrebbero essere sanzionati, come potrebbero essere sanzionati quei dirigenti scolastici che non spendono i soldi del PNRR in tempo. Testuali parole, l'ultima riunione che abbiamo fatto con Rasa Cirillo al Ministero. Vi rendete conto di che stiamo parlando? L'abbiamo dimostrato che non abbiamo preferenze. Come? Sui temi specifici mi avvio alla conclusione. Voi sapete che a noi sta a cuore un altro tema importante, che è quello delle scuole italiane all'estero. Bene, in Inghilterra stanno chiudendo i corsi di lingua italiana all'estero. Abbiamo scritto al ministro Tajani e al ministro Valditara. Mentre il ministro Valditara non si è degnato neanche una risposta, noi abbiamo elogiato il ministro Tajani, e lo sapete, l'avete letto, e non è notoriamente di centrosinistra, che ha preso a cuore la questione e risolverà la questione annosa dei corsi della lingua italiana che la Brexit invece sta chiudendo. Questo per dimostrare a tutti quanti che questo sindacato non è un sindacato né di destra e né di sinistra, è un sindacato formato da giovani, da donne, uomini, volenterosi e determinanti, che passeranno. Perché passeranno, perché l'idea di questo sindacato è questa. Le persone passano, ma dobbiamo creare quell'identità sindacale che deve rimanere, e lo dobbiamo fare per le future generazioni. E questo stiamo facendo insieme. Questo stiamo facendo insieme, e devo dire che oggi è la testimonianza che evidentemente ci stiamo riuscendo. E chiudo con le elezioni del CSP. Anche lì ci sono le elezioni del CSP. Noi abbiamo strutturato queste elezioni e le abbiamo organizzate con un programma ben preciso che corrisponde a ciò che rivendichiamo da tempo, perché il mio sogno sarebbe vincere le elezioni del CSP non solo per la vostra bravura, per quello che farete, ma sui programmi, su quello che la UIL Scuola Rua pensa, e le persone ci devono votare anche per quello che pensiamo e per le nostre rivendicazioni, perché le nostre rivendicazioni, le nostre proteste non sono fine a se stesse. Oggi ci siamo incontrati, ma ci saremmo incontrati comunque anche se non ci fossero state le elezioni del CSP. In due anni l'abbiamo fatto tante volte. Il problema è un altro: avere un progetto coraggioso e una visione del futuro della scuola che sia condivisibile, efficace e proiettata verso una solida crescita, questo è il nostro obiettivo. Non ci dobbiamo arrendere alla mediocrità, soccombendo al timore di sbagliare o peggio di osare, non chinare il capo a una presunta impossibilità di cambiare ciò che uno sguardo superficiale appare staticamente immodificabile. Di fronte alle rivendicazioni più impegnative è necessario osare per affermare le proprie idee, sforzandosi di guardare oltre,
per ipotizzare soluzioni diverse, studiando a fondo i temi e i problemi, ponendo e proponendo accomodamenti partecipabili e intese che soddisfano tutte le parti in gioco. Piuttosto che adagiarci sulla prospettiva del minimo risultato, come qualcuno sta facendo, che è facilmente raggiungibile, a basso rischio di insuccesso e anonimamente privo di particolari accezioni di correttezza ed equità, preferiamo perseguire il raggiungimento in pieno di ciò che è il nostro diritto ottenere. Come diceva il ragazzo Grant, non ci spaventano le sfide, seppur insormontabili apparentemente. Non ci spaventano neanche le sconfitte. Ci terrorizza, sapete cosa? Il pensiero unilaterale, il pensiero unico, l'accettazione inerme delle decisioni non condivise. Diceva un famoso romanzo: vola solo chi osa farlo, diceva il gatto alla gabbianella. Non temiamo le conseguenze delle nostre idee, semplicemente perché crediamo fermamente nelle nostre idee. Siamo quelli che credono nell'unicità della scuola statale, nel valore professionale di tutto il corpo docente e non solo docente, nel ruolo fondamentale di spazio educativo, pedagogico, culturale, di crescita umana e di diffusione capillare e democratica del sapere che la scuola e l'università e la ricerca rappresentano. E impegnarsi nella tutela dei diritti è per noi un tassello imprescindibile per l'affermazione di tutto ciò, e lo perseguiremo pervicacemente con impegno e competenza. Vi ricordo, detto ieri vale oggi, vi ricordo queste parole: il mestiere del sindacalista è quello di trattare fino all'estremo, lo dicevano al congresso. L'unitarietà del sindacato confederale è sacrosanta, ma se necessario noi andremo da soli, nel rispetto delle opinioni altrui, anche se non condivisibili, lo dicevo 2 anni fa. Fare sindacato significa fare delle scelte. Dicevo anche che queste scelte le faremo insieme, parallelamente a un'azione sindacale da continuare a condurre nelle scuole tra la gente con un linguaggio semplice, comprensivo e diretto. Lo dicevamo 2 anni fa. E dicevo anche che questo rappresenta, all'epoca rappresenterà, il nostro successo. Questa coerenza ci permetterà di andare avanti a testa alta e anche di vincere questa elezione del prossimo CSP. Questa è la nostra coerenza. Qualcuno ha detto: da soli si va veloci, insieme si va più lontano, criticando la nostra scelta. Rispondo a questo qualcuno che noi comunque andremo insieme, con chiunque, se le rivendicazioni corrispondono alle nostre identità, ai nostri programmi, alla tutela di una scuola statale e nazionale che valorizzi il lavoro delle persone. Diversamente, carissimo, non siamo soli, perché c'è la WIL, ci siete voi, ci sono gli iscritti, c'è il personale che lavora a scuola tutti i giorni. Grazie.